Signori e signori, benvenuti in questo nuovo episodio della serie Survival su Minecraft. Oggi non sono da solo, ma sono in compagnia del buon Gabbuso. Ciao. E prima che cominci il video, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, ben signori, bentornati in questo nuovo episodio della Survival. Oggi sono in compagnia del signor Gabbuso, che se qualcuno di voi non conosce trovate il link qui giù in descrizione, ed è una delle tre teste calde, una sono io, uno è lui e uno è il buon Maruco, che facciamo la Terra Restore, che è la serie della blasfemia, però non posso dirvi perché. Se vi interessa vederla andate sul suo canale perché è figa e soprattutto c'è anche un alto tasso di ignoranza. Allora, abbastanza. Signor Gabbuso, innanzitutto prenda tutto quello che le serve, quindi armatura, okay, e anche tutto questo che sta qua dentro, poi mi raccomando lo rimetta. Il signor Gabbuso intanto cosa dovrà andare a buildare? Quando smette di litigare con l'armatura, tanto la guardo mentre litiga, ma l'ha messa, ce l'ha da sotto, non ho capito. No, adesso la metto. Va bene, ok, perfetto, ha preso tutto. Venite signori, venite tutti quanti, perché in questa costruzione, per questa costruzione dovremo prima demolire e poi costruire, perché come vi avevo detto c'erano delle case che andavano rifatte, e le prime due che voglio togliere sono queste due perché mi danno fastidio, cioè mi danno tipo fastidio, fanno schifo. E una volta che le avrò demolite, il buon Gabbuso builderà e ha già sicuramente un'idea della casa che andrà a buildare, vero? Guarda proprio. Non sai quanto. Esatto. E quindi lui andrà a buildare la casa, mentre io andrò a fare un attimino un po' di terraforming lì dietro, come abbiamo fatto comunque per le altre zone. Quindi buttiamo giù le case, diamo un attimino le basi per la casa che vuole buildare Gabbuso e ci vediamo tra pochissimo. E dunque signore, il buon Gabbuso ha messo le basi per la casa. Come potete vedere abbiamo buttato giù quelle due brutte costruzioni che erano state fatte in precedenza, e adesso il buon Gabbo ha già messo qualche blocco. Quindi spiegaci tutto, dici. Ma allora, tu mi hai detto di preferire quelle case rispetto a questa, più che altro il colore dei blocchi, non per altro. Quindi sì, detto, cerchiamo di fare un mix, visto che comunque io sono più per quelle case là, però di più questo stile. Quindi ho detto, innanzitutto, quella a tre tetti. Io direi, facciamone due in cui praticamente il punto di interruzione da un tetto all'altro è esattamente questo. Ok. Ma due tetti così? Una, cioè immaginati due navate. Così? Oh my God, scusa. Oppure due tetti così? Due tetti? Intendi loro? Due tetti verso fuori o due tetti verso fuori avanti o due tetti verso il lato? No, in quel modo. Quindi verso avanti? Sì, esatto. Bella! Ok. Ok, me la sto immaginando. La base, ho deciso di utilizzare la cobblestone. La cobblestone per i tetti. Ci sta. Ok, puoi utilizzare quella che più ti piace. Sì, no, per me la cobblestone ci sta sempre. E poi per il resto, qui l'ho fatta leggermente più avanti, giusto per dare un po' di... Ok. Ok. Ci sta, mi piace. Ci sta abbastanza bene. Sarà un piano solo o due piani? Ma di per sé potrebbe anche essere un solo piano, con magari un lampadario che cade dall'altro, oppure due, vediamo come Possiamo vedere. Poi però per gli interni farò una puntata a parte dove li andrò a decorare. Quindi abbozziamolo un interno semplice, e poi me la vedo io. Al massimo mi lasci qualche chicca su come posso farlo, su come vorresti vederla poi terminata, e poi li andrò a fare io. Quindi la costruzione di base sarà una doppia, diciamo a doppio tetto, una casa a doppio tetto che ricorda molto vagamente la taverna, e mi piace il fatto che sia a doppio tetto in avanti. Di spruce il tetto, giusto? Sì, con intorno la cobblestone oppure... oppure la stone. Possiamo vedere, possiamo farne uno e uno e controllare. Sì. Ok, allora, signori, non possiamo dire altro. Il buon Gabbuso è stato rapido. Io devo iniziare a fare un po' di lavoretti anche in questa zona qui, perché come potete vedere è vuota e brutta, fa abbastanza schifo.
Quindi li andiamo a fare e ci vediamo tra pochissimo con i nuovi aggiornamenti. E dunque, signori, allora ci siamo portati un po' avanti con il lavoro, anzi il buon Gabuso si è portato avanti con il lavoro, e questo è, diciamo, il risultato che poi avremo alla fine. Tralasciando il fatto che assomiglia a un fallo, e mi guardi quando glielo dico, in effetti diciamo che assomiglia a un Diglett più che a un fallo. Esatto, sì. Diciamo, ok, assomiglia a un Diglett, quindi... Però sta venendo molto bene, mi piace, rimetto l'HUD così ve la faccio vedere anche lateralmente, guardate un po' come sta venendo, secondo me ci sta benissimo. E mentre lui lavorava qui, io mi sono portato un attimino avanti da questo lato, ve lo faccio vedere. Ho fatto 3 alberi custom, ho fatto praticamente un accampamento da lavoro con delle casse, delle fornaci, magari tutte le casse che abbiamo in quel punto lì le sposto qui per avere un appoggio da lavoro. Ho fatto 3 alberi custom qui, stavo terminando di fare la costruzione. Quindi adesso come vogliamo procedere, signor Gabuso? Mi dica, tanti materiali bene o male ce li abbiamo, ci basta allora, solo da finire. Innanzitutto sì? All'idea dei 2 tetti iniziali ne abbiamo aggiunto un terzo sopra, un po' appuntito perché sembrava un po' vuota, ecco. Mm-hmm. E boh, per il resto bisogna riempire le pareti aggiungendo qualche finestra, cercare di agganciare bene le pareti ai tetti, e poi per il resto basta, direi, aggiungere particolari. Sì, aggiungere qualche, con un po' di decorazione, non, nemmeno più di tanto, perché comunque di base è una forma nuova, infatti non ho mai fatto una costruzione così, quindi ci sta, non vedo l'ora di vedere quale sarà poi l'effetto finale, perché secondo me ci può stare abbastanza bene. Ovviamente ringrazio Gabuso, lo faccio adesso, lo farò poi alla fine, per aver partecipato a questo video, è stato gentilissimo, e per aver costruito anche una cosa del genere, mi piace tantissimo. E quindi ci portiamo avanti e ci vediamo tra pochissimo. Vabbè, esageri sempre. Eh? Vabbè, esagerato, voglio dire. Ho detto le cose normali, no? E dunque, signori, abbiamo finalmente terminato la costruzione. Come potete vedere è venuta veramente bene. E rinnovo i ringraziamenti per il buon Gabuso che ha partecipato a questo video e mi ha dato una grossa mano. Anzi, io gli ho dato una grossa mano nel costruire questo, perché ha fatto praticamente quasi tutto da solo. E ve la faccio vedere anche da vicino, ovviamente. Se volete vedere delle altre costruzioni del genere, perché Gabuso è un builder anche molto bravo, ha buildato quasi la maggior parte delle side quest che si trovavano praticamente nella Pixelmon. Se vi va di vedere qualche sua costruzione, lasciate un mi piace, un commentino, e andateli a commentare nel canale Gabuso Buildaci Qualcosa. Vediamo se ci fa una miniserie su cosa buildare. Vediamo. Allora, innanzitutto, perché già l'idea c'era di fare una miniserie sul building. Sì, magari di una custom map in particolare, vediamo. Ok, vediamo. Poi per esempio potresti fare una serie, adesso non c'entra niente con questo episodio, però potresti fare una serie su come si builda una CTM, per esempio. E poi la giochiamo, poi noi ce la giochiamo. Va bene. Potrebbe essere un'idea, sembro il cavaliere viola, non lo so, perché con le shader divento viola. Ah, ok, va bene. Che schifo. Tutto normale. Insomma. Allora, raccontaci, dici tutto. Che te devo dire? Come? Non lo so. Bella, dimmi che cosa hai mangiato oggi. Allora, sono appena tornato dal dentista, perché avevo fatto pure una pausa nel frammento. Certo, ovviamente, mica abbiamo costruito. Beh, poi, però, qualcosa di più, concreto. Porca miseria. No, vi porto a fare un direttino di 2 minuti nel tuo mondo. Sì, dico, ma mi spieghi la costruzione, signor Gabuso. Quando vuoi, Sì, dicevamo la costruzione. Sì. Quella forma fallica. Sì, ok. È bellissimo. Eh beh, certo, non avevo dubbi, no? Vabbè, facciamo che vi dico io un attimino com'è stata la costruzione. Praticamente eravamo rimasti alla costruzione quasi terminata. Lateralmente abbiamo aggiunto delle finestre, perché altrimenti il tetto veniva veramente piatto, cioè tipo faceva brutto, non era inguardabile. Esatto. Poi abbiamo fatto qui dietro un altro po' di decorazione, è venuta abbastanza bene. In realtà, se avessimo dei fiori, fiori, dovrei averli qua. E adesso, con la scusa, vi faccio vedere anche questa zona. Vedete, è diventato, a parte Gabuso che fa l'olio a cuore, è diventato. Mettiamo dei girasoli. È diventata praticamente una base dove è possibile, diciamo, craftare una base da lavoro,
per quando facciamo questi episodi, secondo me è molto utile per non tenere le cose comunque in mezzo. Gli alberi custom ve li avevo già fatti vedere, volevo provare a metterci qua, esattamente qua davanti. Ok, dei girasoli, mi piace. Okay. Giusto per dire a cosa servono le finestre. Compriamo. Ok, no vabbè, ma ci stanno molto bene. No, avrei potuto mettere dei pot volendo. Però comunque, intanto il signor Gabuso vuole fare un giro, quindi la casa è questa, ma è come se non servisse a niente, perché Gabuso poi l'ha costruito, ma poi non gliene frega altamente nulla di spiegarvela. Vabbè, ma perché, cioè, forma fallica, basta questo, cioè, certo, no, ovvio, no? Quindi basta. Quindi hashtag forma fallica e arriviamo esatto. a 100 commenti scrivendo forma fallica. Allora, questa qui, quello l'hai già visto, praticamente il coso dei lama di tutti i colori. Mm-hmm. Quella casa in fondo lì è di Vignuzzo, questa qui è del buon Panix. Mm-hmm. Questa casa rurale. Okay. Questa è di Mino. E invece la torre è fatta da Maruco. Ok, e prima il buon Frank mi ha detto che Mino ha utilizzato tutto il suo ferro per fare la famosa barricata dell'Embril. Sta. queste qua, vedi? Ah, ok. Praticamente mi ha sprecato, come ben sapete, mi ha sprecato tipo tutto il ferro. Adesso sono poverissimo, devo andare anche in caverna, c'ho da fare un po' di cosce. Perché giustamente già utilizzare i calderoni è tanto, no? In più utilizziamo l'Envil. Ma uno appunto, ma l'Envil ha la forma da ringhiera. Il problema è che costa un occhio della testa, mortacci sua. E poi questo è il centro del villaggio, che sicuramente, non metto in dubbio, che non puoi non conoscere il centro del villaggio. Sì, sì, sì. E andando di qua c'è la parte alta del villaggio. Tra l'altro da qua si vede finalmente la mia casa. Finalmente delle case belle, delle case intere. Guarda come si vede bene, guarda. No. Ci lì sta. C'è un piccolo spazio vuoto, ci metterò un po' di pomino a caso. Lì, no, lì ci troverò qualcosina da fare, perché in effetti è abbastanza vuoto e fa un po' schifo pure quello. Però sì, di fondo, alla fine il mondo è questo. Ci sono tante altre costruzioni, tipo c'è la torre dell'orologio, non so parlare. Questa è venuta bene, sì. Questa poi mi piace. Poi tra un piano e l'altro della casa mi sono anche fatto girato da quella parte in cui ho visto i quattro dell'Ave Maria. Sì, beh, i quattro dell'Ave Maria, cioè gli angeli della morte. L'unico problema di questa casa, adesso che mi ci stavi facendo pensare prima di chiudere l'episodio, e ve lo faccio vedere, come ogni casa che si rispetti, ogni casa che deve essere così, è vuota. Quindi per adesso chiudiamo, poi vi ho già detto che farò io un episodio di decorazione. Detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in nostra compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, mi piace, o comunque quello che volete. Ringrazio ancora Gabuso per avervi spiegato in maniera precisa, puntuale e... Aia. Ok. Vai. Arrivederci e ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille per essere rimasti. Ciao. Ciao.